al collega amico professor Ariano, Raffaele Ariano. Buonasera ai nuovi venuti, nuovi arrivati e anche a chi è tornato. Lo so che l'ora è tarda e tra l'altro non si tratta di argomenti, diciamo, affabilissimi, nonostante... Mi preferite col microfono? Ah, giusto, è vero, se l'ho detto. Anche se non mi avete chiesto il permesso di registrarmi. Posso? Sì. Bisognerebbe firmare comunque. Quando appunto il San Raffaele mi ha invitato a tenere questi seminari, ho pensato a qualcosa di antico che possa aiutarci a porre interrogativi, non a dare risposte, ma a porre interrogativi e concetti in una forma un po' più precisa, anche per quanto riguarda discorsi correnti, no, di argomento politico o comunque di cultura civile, no? Quindi la volta scorsa ho parlato di natura, parola appunto latina. Oggi parlerò di due concetti invece del diritto, due concetti molto antichi del diritto romano, e la prossima volta della parola greca Europa, poi in latino, che è diventata quello che sappiamo, cioè una galassia di idee sedimentate, confuse, anche intrecciate, che confondono geografia, politica, cultura, lingue, letterature, filosofia. Bene, la volta scorsa, giusto per dare un senso di continuità, avevo tentato di definire un'antica idea di ecologia. Ecco, se si potesse mai dire che gli antichi avessero un'idea paragonabile a quella che abbiamo noi di sistema uomo-natura. E avevo parlato di Virgilio in particolare e mi ero soffermato sulle bucoliche, cercando di scalfire la superficie smaltata di questo poema, che poi è diventato veramente un modello imperituro per molta letteratura europea, un modello che è nato diciamo ermeticamente perfetto nella sua anche formularità, quello della poesia pastorale. Invece, leggendo con un po' di attenzione, si notavano crepe, screpolature sulla superficie, che lasciavano intravedere anche concezioni della natura non così formulari. Avevo dato un po' anche di letteratura filosofica precedente a Virgilio, che sia greca sia latina, che potesse anche ravvivare il quadro della bucolica virgiliana, per poi far vedere anche il passaggio verso le bucoliche e la catastrofe, diciamo, ecologica dell'Eneide. Bene, stasera invece voglio fare un esercizio un po' diverso. La volta scorsa si trattava in fondo di una così conversazione letteraria. Buonasera. Stasera invece facciamo una conversazione lessicografica, lessicale, cioè faccio qualcosa che mi interessa fare e che ho recentemente realizzato in un libro che sono Le 10 parole latine, il cui sottotitolo è Che raccontano il nostro mondo. Cioè, a me interessa usare la letteratura un po' come dizionario, cercare i significati appunto non nei lessici, non nei vocabolari o dizionari, non nelle enciclopedie, però bensì nel vivo della frase. Cioè, la letteratura fa moltissime cose, una di queste è creare i significati. E allora, diciamo, come criterio di metodo, distingo i vocaboli in due classi: i termini e le parole. I termini sono vocaboli che pretendono di avere significati circoscritti, ben definiti, sono un po' quelli che troviamo appunto nelle terminologie, nei dizionari, dove l'esempio
sta a provare una definizione di partenza che in realtà è poi ricavata a posteriori, nessuna definizione esiste di per sé, è sempre ricavata dall'uso. Però i dizionari hanno questa capacità astrattiva per cui la definizione viene prima dell'esempio. Leggendo invece la letteratura noi decostruiamo la terminologia, cioè torniamo a quella fase in cui un vocabolo funziona non come termine ma come parola, cioè come nucleo di senso all'interno di un contesto, che può essere la frase naturalmente, il contesto più ampio, o addirittura la pagina talvolta, o anche un giro di parole più o meno formulare, ma anche a volte sorprendentemente nuovo. Quando si fa un lavoro come questo, anche parole che diamo veramente per consolidate, assodate semanticamente, sono capaci rivelazioni inattese. Ed è un lavoro che per esempio io consiglio moltissimo alle scuole, no? A chi insegna, dico sempre anche ai ragazzi, fatevi un esercizio proprio lessicale, prendendo una parola e vedendola in una sua costellazione di ricorrenze, no? E, una parola che vi evochi qualcosa, che vi venga incontro, che vi incuriosisca, ecco, vedetela, so, tutta nell'Eneide, ecco, quante volte nell'Eneide c'è la parola amor, e vedere di volta in volta che cosa significa questa parola. Una parola non è mai uguale a se stessa, mai, mai. Questo è proprio un assioma, perché il contesto la attira verso configurazioni metaforiche, ovvie o no, evidenti o no, ma di fatto presenti. Cioè una parola è sempre stiracchiata, strattonata verso orbite di altre parole. Alcune sono parole pigre, quindi tendono a stare solo con certe parole, per cui trovi insomma frasi tutto sommato prevedibili. Altre parole invece, anche semplicissime, riescono ad avere una straordinaria creatività proprio nella combinazione in cui ricadono. Alcune parole proprio hanno voglia di stare con tutti e quindi fanno frasi interessanti che le trasformano. Noi crediamo che significhi sempre la stessa cosa, ma a un certo punto, se leggiamo con un po' di attenzione, vediamo che la parola è sempre un po' modificata, ha sempre una luce diversa. È come vedere un oggetto che crediamo uguale, perché lo crediamo uguale, in ore diverse della giornata. Non è mai lo stesso, perché l'oggetto non è solo la sua entità, come dire, causale, il fatto che è quello che crediamo che sia, ma è anche ciò che si rivela alla percezione, e la percezione è continuamente trasformata. Io sono nemicissimo delle terminologie, detesto i gerghi, anche come insegnante universitario mi tengo lontanissimo dai dialetti dei colleghi che vanno moltissimo, le varie scuole, eccetera, eccetera. Non mi piace, non ci credo. Chapeau a chi ha la capacità di dimedesimarsi in un lessico che non hanno creato. Il lessico invece io me lo creo pensando al modo migliore di esprimermi, secondo naturalmente dei criteri di coerenza e possibilmente di verità. Questo fa sì che allora sia molto curioso di vedere come gli altri scrivono, come gli altri parlano, come gli altri pensano. La letteratura antica da questo punto di vista è un repertorio straordinario di rivelazioni, perché uno è un corpus, per quanto vasto, circoscritto, su cui si può lavorare con la pretesa o l'illusione che prima o poi un po' tutto ci venga incontro, nonostante la difficoltà delle lingue antiche. E poi perché davvero la letteratura antica ha fatto di tutto per rimotivare continuamente il senso delle parole. Quindi
quello che res significa in Virgilio non è quello che significava in Lucrezio o prima ancora. E allora è molto bello vedere davvero come questi termini del dizionario, ritrovati nella pagina viva, si rivelano tutt'altro che fissi e capaci di fervori anche scoppiettanti. Allora, e qui mi sono voluto provare con due termini del diritto, perché un po' mi è stato rimproverato, se voi sapete un pochino di cosa mi occupo, negli ultimi anni mi sono molto dedicato al latino, che in realtà è una cosa da cui provengo, perché ho fatto il liceo classico, mi sono laureato in lettere classiche, il latino è sempre stata una delle lingue che più ho frequentato e amato. Ultimamente però, un po' per caso, un po' per contratto con l'editore Garzanti, ho scritto tre libri sul latino: uno che si chiama Vive il latino, uno che si chiama Con Ovidio e uno che si chiama Le 10 parole. In nessuno di questi libri parlo del latino come lingua del diritto, bensì solo come lingua della letteratura. Questo qualcuno me l'ha fatto notare, e allora, insomma, diciamo che sebbene in Con Ovidio un po' di diritto debba entrare, perché Ovidio stesso è stato parte di un caso giudiziario ancora irrisolto, che è il suo esilio, e lì quindi ho dovuto considerare certe parole, colpa, error, eccetera, eccetera, però in modo molto, molto anche così parentetico. Mi è venuta davvero la voglia, anche su invito di certi giuristi spagnoli, di dedicarmi a due parole del diritto. Una è fas, che forse non è veramente un termine del diritto, però adesso vi farò vedere che in realtà ha molto a che fare con la legge. E l'altra è ius. Sono due paroline, due monosillabi, e questi mi piacciono moltissimo perché il latino con i monosillabi riesce a fare miracoli. Sono tre lettere, proprio F-A-S-I-U-S, che hanno creato davvero molto del pensiero antico, ripartito categorie, queste due parole si sono spartite campi dell'esperienza, hanno aiutato le società a organizzarsi, a dare a un popolo il senso di sé, il rispetto dell'altro. Sono due parole, insomma, molto, anzi due termini, ma noi le vedremo come parole, sono due termini che hanno fatto storia, hanno fatto la storia. Ecco, cosa faremo insieme stasera? Ve lo devo dire, cioè leggeremo un sacco di citazioni. La volta scorsa potevo anche riassumere, perché si trattava di testi letterari diffusi, si trattava di un solo autore, fondamentalmente di Virgilio. Stasera invece toccherò molti autori, perché sono dovuto andare alla ricerca delle occorrenze di queste parole e rifare un po' quello che i dizionari in realtà fanno, solo che i dizionari semplificano moltissimo, per cui se cercate fas praticamente vi dà uno o due significati, fondamentalmente uno. Invece io vi farò vedere che i significati di fas sono più di uno, più di due, sono almeno cinque, perché così fa la letteratura. Quindi è bello pensare davvero alla letteratura come a un dizionario vivo, dove appunto i vocaboli non si sono ancora fissati in termini. Allora, siete pronti? Perché faremo molto latino stasera. Vi prometto che traduco tutto e che non voglio perdere l'attenzione di nessuno. Torniamo qui. Come mai si è chiuso? O forse lei ha chiuso, non so. Riapriamo. Perfetto. Allora, vedete bene? Sì, perfetto. Dunque, cominciamo proprio con il significato e l'etimologia di fas. Vi annuncio subito che questa parola non ha avuto fortuna nelle lingue moderne. Ius sì, è rimasto in giustizia anche, no? E nei derivati, tutto quello che comincia per giù, giuridico,
giusto, eccetera, ma poi li vedremo anche in, viene da lì. Con fas restiamo in fasto, nefasto, non molto di più, ma dopo vedremo anche i derivati latini. Vi dico subito che cosa significa fas per chi fa il liceo. Chi va al liceo sa che fas significa giusto secondo gli dèi. Quindi è ciò che è legittimo secondo gli dèi. Vi dico una cosa, che in origine fas e ius sono sinonimi e sono intercambiabili. Solo a un certo punto ius prende la strada del diritto umano e fas si specializza in quello del diritto, diciamo, divino, sebbene poi si banalizzi a sua volta in altri significati o addirittura in un significato del tutto generico, e lo vedremo dopo. Prendiamo subito un esempio da Virgilio. Ecco, Virgilio ci dice: non leggo in metrica perché così vediamo subito le parole nella loro così, evidenza più immediata. Eun il invitis fas quemquam fidere divis. Eun vuol dire un ahimè. Nessuno può, quel fas sarebbe, non è ammesso dal diritto divino che alcuno, che nessuno si fidi, possa confidare, fidere, invitis divis, in divinità contrarie. Quindi se un Dio ti è nemico, non è possibile, per lo stesso diritto divino, avere fiducia negli dèi. Un'altra frasettina dell'Eneide, fas obstat, l'ho tradotto con la legge divina si oppone, obstat. Questo è un significato proprio primario, sul quale non c'è neanche troppo da interrogarsi. Vediamo un altro esempio da Livio. Hoc spatium quod neque abitari neque arari fas erat Pomerium Romani appellarunt. I romani chiamarono Pomerio quello spazio che non era fas, cioè non era consentito secondo il diritto degli dèi, né che venisse abitato né che fosse arato. Cioè c'è sempre l'idea di un'interdizione divina. Livio fa anche una cosa interessantissima, arriva a personificare il fas, cioè ne fa una divinità vera e propria. E vedete questa scusate, scendo. Audi, Jupiter, ascolta, o Giove, audite, fines, ascoltate voi, confine, cuiuscunque gentis sunt nominat, e nomina i confini di, insomma, dei popoli, di ciascun di qualunque popolo. Audiat fas, ascolti il fas, cioè ascolti il diritto divino. Quindi siamo in un momento di forte ritualità, cioè datemi tutti retta, tu Giove che sei il padre degli dèi, voi territori, addirittura il diritto divino fatto persona. Voglio continuare ancora con qualche esempio famoso. Catullo, per esempio, che tutti amiamo. Scusate qua, torniamo. Questa è una famosissima citazione. Per chi fa un po' di latino, ille mi paresse Deo videtur, ille si fas est superare divos. Colui mi videtur sembra uguale a un essere uguale a un dio, colui se è permesso dagli dèi, colui mi pare vincere addirittura gli dèi. Vedete, c'è sempre anche la richiesta di un permesso. Ecco, se mi è legittimo dirlo, si fas est. Interessante che questo si fas est ricorra anche non in poesia, quindi uno potrebbe dire sì, però forse è Catullo, forse è Virgilio. No, un'espressione del genere ricorre anche
in un cicerone qualunque, per esempio questo delle Tusculane Disputationes, che dice humanus aut, anche se non sapete il latino non vi preoccupate, è talmente bello che un po' di bellezza sicuramente arriva anche a chi non l'ha mai fatto. Humanus autem animus deceptus ex mente divina cum alio nullo nisi cum ipso deo si hoc fas est dictus, sembra Catullo, comparari potest. Humanus spiritus, scusate, animus, l'animo o lo spirito umano, il animus in latino, se vogliamo semplificarlo, è il pensiero, è la forza del pensiero, tant'è vero che può anche voler dire coraggio in certi contesti, ma non è che animus vuol dire coraggio o vuol dire pensiero, è il contesto che vi suggerisce delle valenze che poi noi in italiano inevitabilmente dobbiamo tradurre in un modo o in un altro. Deceptus, quindi ricavato dalla mente divina, non può essere paragonato cum alio nullo con null'altro se non, o con nessun altro se non con il Dio. Se ciò è ammesso, se ciò si può dire, ma ancora fas, se gli dei stessi mi danno il permesso di dire una cosa del genere. Quindi dove vedete fas, almeno negli esempi che vi sto mostrando, c'è sempre l'ombra di un Dio giudicante, di un Dio giudicante e censorio. Ecco quindi che quando l'umano si incontra o si scontra con il divino interviene il senso di fas. L'etimologia di questo termine credo che sia ancora irrisolta, però gli antichi chiaramente la collegavano al verbo fari. È un verbo abbastanza comune che significa dire, raccontare. La radice fa, la ritrovate in parole famosissime, fabula, la ritrovate in fatum, il fato, cioè come parola della divinità, come verdetto, come ingiunzione. Fama, fama è la diceria, è la cosa detta. Certi linguisti si sono assolutamente opposti al collegamento etimologico tra fas e fari, in particolare Breal verso la fine dell'Ottocento, il quale diceva ma no, non è pensabile un collegamento del genere, anche se gli antichi lo stessi l'hanno sostenuto. D'altra parte gli antichi hanno inventato moltissime false etimologie, loro le amavano pazzamente, ma non avevano una scienza del linguaggio come possiamo avere noi, che conosciamo insomma i sostrati, che conosciamo la linguistica comparata, che sappiamo di fonetica, che sappiamo anche di una cosa che forse non è mai esistita, che è l'indoeuropeo. Gli antichi andavano proprio a orecchio e quindi molte etimologie sono di pura invenzione e fatte sulla somiglianza concettuale più che sulle prove, diciamo, linguistiche. Secondo questo Breal, in realtà fas è la forma latina del greco themis, che vuol dire appunto giustizia, e anche quello è personificato, anche quella è personificata. Quindi la F giustamente tende a corrispondere a una teta greca. Themis è scritto con una epsilon, che è una vocale breve. Fas però ha la vocale lunga, come la mettiamo? Allora Breal dice, in origine doveva avere una vocale breve, se no non va d'accordo con la epsilon greca, però come tutti i monosillabi latini a un certo punto si allunga, e un po' tutti i monosillabi latini hanno la vocale lunga, e così Breal risolve la cosa. Poi c'è quel bravissimo signore che si chiama Émile Bonveniste, che nel Vocabulaire des Institutions Européennes del 1969, questo signore invece riafferma assoluta certezza la parentela etimologica di fas con fari. Quindi allora fas sarebbe davvero giusto, legittimo, permesso, perché così dicono gli dei. Fas è una stranezza in latino perché è una parola non declinabile. Chi non sa cos'è una declinazione, non è per imbarazzare nessuno, ma perché così lo spiego.
vabbè, tutti sappiamo cos'è una declinazione, cioè sono terminazioni diverse a seconda della funzione logica che una parola occupa all'interno della frase. Fas è fas sempre, non ha plurale, non ha nominativo, non ha genitivo, non ha dativo, è fas. Di nuovo però questo non è completamente vero, perché per esempio Virgilio ha un genitivo che è fandi, ma chi un pochino sa il latino sa che fandi è il gerundio di fari, e questo una volta di più sottolinea l'idea che per gli antichi davvero fas e fari fossero strettamente collegati, per cui per fare il genitivo di fas potevate prendere il gerundio del verbo fari e trattarlo veramente a tutti gli effetti come il genitivo vero e proprio. Vediamo la citazione 6. Questa è interessantissima perché Virgilio non solo è convintissimo che fas sia imparentato a fari, ma considera fas addirittura sinonimo di fatum. Quindi fas, e cominciamo a entrare in un altro significato. Fas dunque non è soltanto ciò che è legittimo secondo gli dèi, ciò che è consentito, si fas est, se è possibile secondo gli dèi, ma è ciò che gli dèi impongono, ciò che gli dèi prescrivono, è il fato, con tutte poi le derivazioni anche moderne di quella parola, come fatale, fatalità, in inglese fate è quasi sempre sinonimo di morte. Ecco, che non è proprio, anche in latino, soprattutto al plurale, fata, però non è questo il punto è vedere che certe degenerazioni o comunque estensioni semantiche, anche più tarde, nascono da un germe implicito, e quindi fatum è davvero qualche cosa che io prescrivo in vista di un esito ultimo, donde il fato, ma anche forse la morte. E vediamo questa bellissima citazione dal primo libro dell'Eneide. Per varios casus, dico che non leggo in metrica, ma non perché non sappia leggere un esametro, perché è così più semplice individuare le parole. Per tot discrimina rerum tendimus in latium sedes ubi fata quietas ostendunt illic fas. Tipico dei poeti mettere parole etimologicamente collegate a breve distanza. E, certo servono le allitterazioni, certo servono i suoni ricorrenti anche per il ritmo, però il fatto che fas venga subito dopo fata ci fa capire che per Virgilio le parole sono parenti. Regna resurgere Troie, quindi per varie avventure, queste sono traduzionacce che ho fatto per l'occasione, per tanti pericoli discrimina rerum, noi tendiamo verso il Lazio, tendiamo al Lazio, cioè stiamo viaggiando alla ricerca dell'Italia, dove fata, il fato è al plurale per ragioni poetiche, insomma un singolare ci poteva anche stare, però comunque il fato mostra sedes quietas, una meta finalmente tranquilla dopo tante guerre, ecco, invece no, perché anche lì dovranno farne di guerre, perché dovranno vincere sui popoli che già abitano quei luoghi. Illic li fas non è possibile, è consentito, no, lì è fatale, è fato che risorga il regno di Troia. Vedete, fas qui è proprio sinonimo di quel fata messo nel verso prima. Uno potrebbe dire sì, però all'orecchio di un antico questo fas comunque evocava un'idea di legittimità, di possibilità, di consenso e di autorizzazione data dagli dèi. Sì, certo, naturalmente, però il contesto ci suggerisce che fas è proprio ancora il fata del verso prima. Oppure ancora in modo forse ancora più chiaro, et nos fas, sì, ce l'avete, extra querere regna.
anche noi, et nos, anche noi, fas, è fato che cerchiamo regni stranieri, un regno straniero. Qui c'è un plurale perché il latino poetico tende a usare i plurali al posto del singolare, ma questo lo farà anche a Leopardi. E lo sta dicendo Enea, no? Lo sta dicendo perché anche Didone, poveretta, si è dovuta creare il suo regno in terre lontane, in terre straniere, cioè lei che era fenicia se n'è dovuta andare fino alle coste settentrionali dell'Africa, della Libia, come si chiamava allora. Poi c'è un esempio ancora più memorabile, insomma, forse non è altrettanto memorabile che questi, però altrettanto sensazionale, se non di più, ancora in Virgilio, nel libro 9. E qui Giove risponde a Berecinzia. Berecinzia è un'antichissima divinità, la quale chiede a Giove che le navi ricavate dai boschi a lei sacri, cioè dal legno dei boschi a lei sacri, non subiscano tempeste. Lei vuole bene ai suoi alberi, e le dispiace moltissimo che le sue navi possano affondare, e chiede a Giove, quindi al padre degli, in realtà Giove è un po' più giovane di lei, però è il pater Deum, dice, ma proteggile, evi, tu puoi tutto. E cosa le risponde Giove? O genetrix, quo fata vocas? Ma dove vuoi chiamarli i fati? Dove vuoi che il fato si spinga? Fin dove lo chiami? Cioè dove lo invochi ad agire? Aut quid petis istis? Ma che cosa chiedi per queste, cioè per le navi? Mortaline manu facte immortale carine fas abeant, notate il congiuntivo dubitativo o comunque molto ironico, cioè vorresti che delle carene, cioè delle navi fatte mortali manu, il ne serve per fare l'interrogazione, che carene fatte da mani mortali avessero fas il fato, un fato immortale? E com'è possibile? Anche loro devono morire, perché le hanno fatte esseri umani. Saranno sacre a te queste navi, perché sono fatte col legname dei tuoi boschi, ma gli uomini le hanno fatte. Qui fas, appunto, è chiaramente il fatto, ed è sostantivato, non ha valore di aggettivo, cioè è possibile, legittimo, è fatale, eccetera. No, è proprio, vuoi che abbiano un fato immortale. Voi direte, ed è giusto dirlo, ma siamo ancora in un contesto divino, sono due dei che parlano fra loro, quindi fas è ancora attirato dentro una sfera sacra. Certo, vedremo poi più avanti, verso la fine di questo intervento, che invece fas a un certo punto si banalizzerà così tanto che lo si può usare in qualunque contesto. Qui sicuramente c'è un po' di sacralità, un poema epico è anche un poema sacro, questo. Infatti Dante lo sapeva benissimo, non a caso chiamava anche il suo sacrato poema, che era un po' una replica dell'Eneide. L'Eneide è anche un poema sacro, quindi gli dèi ci sono, il linguaggio sente di questa sacralità. Però fas qui non vuol assolutamente dire è permesso, ma vuol dire proprio il fato. Prego? No, scusa. Se avete domande, mi raccomando, anche una curiosità linguistica, se vi colpisce una parola che non capite o di cui vorreste sapere qualcosa, non fatevi scrupolo. Anche nei Fasti di Ovidio, quel poema sulle festività romane, troviamo un significato analogo, cioè fas come fato, e ecco la citazione. Iliacos accipe vesta deos, cioè o vesta accogli gli dei di Ilio. Vesta, sapete che è divinità locale, romana, se c'è una divinità proprio romanissima è vesta, però le si chiede di accogliere gli dei che i troiani hanno portato da Ilio, da Troia. Tempus erit, verrà il giorno, cum, in cui, quando, vos orbemque tu ebitur idem, quando la stessa forza, lo stesso potere proteggerà e voi dei, e il mondo. Anc fas imperi frena tenere domum. Fas è fato, non è possibile ancora una volta,
non è, è consentito dagli dèi, no, è fato, cioè è scritto, cioè è detto, visto che fato vuol dire alla fine parola degli dèi, è parola degli dèi, sto parafrasando chiaramente il Vangelo, che questa Ankh Domum, che questa casa tenga, tenere, frena, imperi le redini dell'impero. Tutti esempi poetici, però guardate Livio. Livio non è un poeta, sebbene di poesia sia imbevuto, resta comunque un grande prosatore, e lo stesso significato, cioè il fas come fatum, si trova anche proprio in Tito Livio, quindi in uno storico. Jupiter pater, si est fas, unc numam pumpilium, cuius ego caput teneo, regem Rome esse, facilissima questa, uti tu signa nobis certa ad clarassis, qui entriamo in una dizione un po' arcaizzante, inter eos fines quod feci, padre Giove, se è fatto che questo numa Pompilio, di cui io ora reggo la testa, sia re di Roma, uti è un esortativo, è una congiunzione, congiunzione, ad clarassis, tu, vedete che c'è scritto in latino, rivelaci signa certa, segni certi entro quei confini che io ho stabilito. Come vi ho già detto, finiamola con questi esempi dove fas e fatum sono praticamente sinonimi. Ragioniamo invece un pochino su questa sinonimia di fas e ius, che è molto alle origini del diritto romano. Guardiamo questa citazione che viene da un epigramma purtroppo smarrito, però di cui ci è rimasto un frustolino in Aulo Gellio. Questo Nevio, che è un poeta del terzo secolo, nato intorno al 270, è morto, qualcuno dice 275, qualcuno 270, comunque molto probabilmente morto nel 201 avanti Cristo, ha scritto questi due versi: immortales, mortales si foret fas flere, flerent dive camene nevium poetam. Sta parlando di se stesso, dice: se fosse ammesso fas dagli dèi, no, che gli immortali, quindi gli dèi, piangessero i mortali, le dee camene, cioè le muse, flerent, piaggerebbero il poeta Nevio. Cioè lui è talmente convinto di valere che sa che la sua morte potrebbe essere pianta dalle muse, si fas, se solo le muse avessero l'autorizzazione di piangere. Questa è un'antichissima attestazione, forse la più antica, perché appunto andiamo indietro di tre secoli prima di Cristo. A quel tempo però fas e ius si confondono, cioè si scambiano un po' le veci, cioè sono proprio quasi intercambiabili. Esistono ancora però nel latino classico espressioni dove ius ha mantenuto questo concetto sacrale, quindi religioso. Per esempio ius jurandum, che vuol dire giuramento in latino. Vedete che non c'è un'idea di diritto. Ius jurandum è cioè il diritto umano che poi si svilupperà dopo. Ius jurandum è proprio un impegno che tu prendi, altissimo impegno che tu prendi davanti alla divinità. Ecco, ius jurandum ha mantenuto un po' quell'originario significato sacrale che ius poi lascia totalmente a fas. A un certo punto proprio ius gli dice a fas: tu occupati degli dèi che io mi occupo degli uomini. Quindi qui entriamo forse in un territorio abbastanza interessante per un giurista a pieno titolo, e ce n'è sicuramente uno qui presente. Ius all'inizio, dopo vi dico che cos'è per Cicerone ius, perché Cicerone poi ne dà delle definizioni che faranno scuola. Ius all'inizio doveva essere la formula sacra
da recitare in un rito. Quindi non era né il diritto né il giusto, era proprio qualcosa di estremamente concreto che ritroviamo ancora nel verbo jurare, perché quindi giurare. Non dimenticatevi che jurer in francese può anche voler dire bestemmiare, quindi c'è anche è rimasta anche in questa derivazione volgare la sfumatura sacrale. Ecco, ius da justus, giustizia, iniuria, l'ingiuria, l'offesa. Guardate in quante parole è finito, importantissime. Iudex, il giudice, ancora una volta, colui che, dex dal verbo dico, colui che pronuncia la formula sacra. Quindi iudex in origine probabilmente doveva essere anche lui una figura religiosa. Poi esistono anche, ancora nel latino classico, espressioni come iuste nuptie, no? Che vuol dire nozze legittime, legittime appunto secondo il rito religioso. Però, diciamo, queste sono tracce, sono fossili semantici che poi bisogna proprio andarsi a cercare e tirar fuori dai sedimenti, perché in realtà poi ius, come vi ho detto, si prende proprio la giurisdizione della società umana. E, vediamo quindi questa decima citazione. Vi ho detto che è un esercizio di lessicografia, per cui vi ringrazio per la pazienza, però vi faccio vedere un po' come si può ragionare a costruire una mappa concettuale un po' gassosa. Qui vi ha ancora Ovidio, che è sempre utilissimo, soprattutto nei fasti. Principio nimium promptus ad bella, questo è un passo importante. Principio nimium promptus ad bella quirites molliri placuit iure deunque metu. Qui abbiamo iure, cioè l'ablativo di ius, guardatelo, coordinato a metu. Ius et metus. Metus è la paura degli dèi. Dopo vediamo come tradurre ius. Placuit, piacque a chi? A Numa, uno dei primi re, no? Quindi praticamente Numa decise che i quiriti, cioè i romani, nimium promptos, troppo pronti alle guerre all'inizio, fossero ammorbiditi dallo ius e dalla paura degli dèi. Che cos'è questo ius? Siamo ancora in un ambito religioso, perché vedete, paura degli dèi, ius all'ablativo, tra l'altro coordinato da un que, deunque, che è molto forte. Qui, anche se siamo nel latino classico, anche se siamo in Ovidio, siamo però in un testo che parla di festività e quindi di tradizioni e quindi di una cultura arcaizzante. Qui ius è chiaramente ancora usato nel significato di fas, no? Cioè di diritto divino. Quindi Numa, come dire, sedò un pochino questi violenti romani dandogli un senso religioso, che incutesse un po' di paura. Quindi ius qua è addirittura il senso religioso. Nel verso seguente, che qui non vi riporto, insomma ve lo posso citare, vediamo se l'ho messo, forse no. Comunque, Ovidio ci dice che dopo l'introduzione di questa paura degli dèi, di questo ius, che dobbiamo intendere appunto come sentimento del sacro, no? Che ti frena, dice nacquero le leggi, usa la parola leges, quindi la lex nasce dallo ius. Non è quello che ci dirà Cicerone. Cicerone ci dirà esattamente il contrario, che lo ius, cioè il senso del giusto, già anticipo quello che poi vi farò vedere con la citazione, nasce dalla legge e non viceversa. Qui invece Ovidio dà, come dire, un'eziologia appunto religiosa, e allora fa precedere lo ius come sentimento di rispetto, di paura, di timore reverenziale per il Dio,
e quello poi avrebbe in un certo senso sollecitato i romani a darsi delle leggi. È interessante, è molto interessante. Troviamo poi in citazioni successive, qui c'è una bellissima pagina sempre del nostro Aulo Gellio, dove si descrivono, siamo ancora in quel paragrafo che vede ius e fas come sinonimi, dove ius ha ancora una connotazione sacrale che poi abbandonerà completamente. In Aulo Gellio noi troviamo una paginetta preziosissima per gli storici delle religioni che descrive le competenze del sacerdote di Giove, il flamen dialis. Dialis è collegato etimologicamente a Dios, che è il genitivo greco di Zeus, no? E il sacerdote di Zeus in greco. Questo qua ha tutta una serie di proibizioni, sto flamen, cioè tutta una serie di cose che non può fare. In questo passo noi troviamo l'idea di consenso, di permesso, espresso da tre parole: religio, ius e fas. È interessantissimo. Cioè qui vedete ancora una fase della lingua latina in cui ius, fas e religio si equivalgono e stanno a indicare un vincolo coibente, come tutti i vincoli, cioè che impedisce a qualcuno di fare qualcosa. La traduzione, visto, vedo che voi state guardando il latino, ve la faccio subito: equo, che è il cavallo, all'ablativo, dialem flaminem, vei religio est. È proibito, religio, che il sacerdote di Giove, o se vogliamo proprio traslitterare il flamine di Ale, vei, sia trasportato dal cavallo, cioè viaggi a cavallo. Item, parimenti, religio est, è altrettanto proibito, classem, eccetera, eccetera. È inutile soffermarsi sui singoli casi. Item, iurare, dialem, fas, nunquam est. Parimenti, item, nunquam est, non è mai concesso, fas, che il flamine di Ale possa giurare. Vedete, fas, religio, oppure addirittura ius alla fine, non sono termini diversi semanticamente, ma sono proprio sinonimi. Bene, a un certo punto la strada che Fas e Ius hanno percorso mano nella mano si biforca e Fas se ne va da una parte e Ius se ne va dall'altra. Un esempio evidente: Ius civile, il diritto civile. Ecco, da quel momento, da quando nasce un'espressione così, proprio Fas è lontano mille miglia da ius, oppure ius gentium, il diritto dei popoli. Ecco, queste sono proprio espressioni che tutti un po' abbiamo nell'orecchio, anche se non facciamo diritto romano o tantomeno latino, e che ci dicono cos'è diventato ius e poi cos'è stato ius nella storia anche della nostra cultura civile. Tacito, il grandissimo storico, però che è sempre molto creativo con il lessico, addirittura usa l'espressione, e qui veramente tutti i miei amici di universitari che fanno diritto romano hanno fatto un salto dalla sedia quando gli ho messo davanti questa espressione: lui anziché di ius gentium parla di fas gentium. Grandissimo figlio di puttana. Perché ha proprio rivoltato ancora una volta la storia della semantica, no? Cioè ci riporta ancora a una fase originalissima e originarissima del pensiero giuridico, quando ius poteva essere ancora detto fas. Però lui sta scrivendo in età imperiale, ecco perché è un figlio di buona donna.
ma è un esempio davvero interessante della sua, del suo anticonformismo, del suo senso della parola, della profondità storica che lui dà a ogni parola. Non sono riuscito a trovare altre occorrenze di Fas Gentium, credo che sia proprio una cosa di Tacito, ed è un momento sicuramente interessantissimo. Questa biforcazione che vi ho detto, no? Questa proprio spartizione di sacro da una parte e umano dall'altra, la riassume benissimo Servio, che è uno famosissimo commentatore di Virgilio, IV-V secolo d.C., in una piccola postilla a un verso delle Georgiche, dove dice: ad religionem fas, ad homines iura pertinent. Alla religione, adesso religio significa proprio religione, non proibizione come in Aulogellio, che cita una fonte antichissima. Adesso appunto il fas riguarda la religione, e iura, cioè il diritto, diciamo civile, spesso usato al plurale, appunto, riguarda la vita degli uomini. Poi ius e fas li trovate, per darvi un'idea di come possono funzionare insieme dopo che si sono divisi, li trovate spesso uniti in una coppia di antitetica, però. Vi faccio vedere qualche esempietto qua. Iusque fasque est, cioè è ius ed è fas, nel senso è consentito sia dagli dèi sia dagli uomini. Si ius si fas est, se è diritto per gli uomini, se lo è anche per gli dèi. Sicut fas ius quest, vedete gli autori, Plauto, Terenzio, Livio, l'Orazio anche delle Odi, cum fas atque eccetera, fas et iura sinunt, sia il diritto divino sia il diritto umano lo permettono, ius fasque, ancora Tacito, il diritto, insomma è una endiadi ricorrentissima, come anche un po' formulare, come dire: non c'è problema, va bene a tutti, va bene agli dèi e va bene agli uomini. È sempre interessante vedere quello che poi i linguisti propriamente detti, e io non lo sono perché io sono un letterato, quello che loro chiamano le collocazioni, cioè vedere con che cosa le parole, certe parole, certi termini, con che cosa certi termini tendono a combinarsi. Ius e fas sono proprio, cioè si sono divisi le competenze, però a un certo punto fanno un patto e creano un'endiadi che ritroviamo un po' dovunque. In Livio troviamo un'interessante unione di fas e non ius, ma fidem. Allora, Fides è uno dei grandi capisaldi della morale antica, dell'etica, che poi passerà anche al cristianesimo e diventa una delle tre virtù teologali, ma anzi la prima, la Fides, la prima è la fede, speranza e carità, quindi proprio per dirvi quanto era proprio normativa questa idea. Che cos'è la Fides? Ma è un concetto molto ampio che indica la fedeltà, la lealtà, il rispetto dell'altro, il rispetto del giuramento. Allora com'è che improvvisamente fas e fides possono creare quella coppia che invece tendiamo a considerare fas e ius? Perché ius, lo ius ha per base la fides, è un vincolo tra gli uomini basato sulla lealtà. Quindi questo ci aiuta a capire davvero che cos'è lo ius, è un vincolo di reciproca fiducia, fides. E la conferma viene da un delizioso passo del De Officiis di Cicerone. Il De Officiis è l'ultima opera di Cicerone, Cicerone fu assassinato nel 43, il De Officiis precede di poco la sua fine. Tra l'altro fu ucciso il 7 dicembre, quindi pochi giorni fa. Ecco, vi faccio vedere questo piccolo esempio, molto però molto istruttivo. Fundamentum est justitiae fides. Più chiaro di così. Id est, vale a dire, dictorum conventorumque constantia et veritas, vale a dire
il mantenimento, constanzia, et veritas, e io tradotto con la salvaguardia, ma vuol dire proprio la verità, no? Delle cose dette, cioè delle parole e dei patti, conventorum. Ecco che cos'è la iustitia, che deriva dallo ius. La citazione precedente ci dice che cos'è la giustizia Cicerone. Justitiae primum munus, cioè il primo compito della giustizia è che non si faccia male ad alcuno, quis nociat cui, neppure se provocati da un torto, iniuria. Notate la radice di ius. Adesso ogni volta che diciamo ingiuria sappiamo che stiamo usando una radice fondamentale che ha dato anche appunto giustizia. Ingiuria è l'opposto di giustizia proprio. E poi che, questo è bellissimo, quindi il primo compito della giustizia è non far male a nessuno. E poi, neppure se veniamo provocati, guardate che siamo già sulla strada del cristianesimo, eh? No, questa morale, no, del porgere l'altra guancia, eccetera, eccetera, che poi vabbè, è stato interpretato in tanti modi, non è un'invenzione, diciamo, giudaica. Già circolava come senso di giustizia civile di Cicerone. Non si fa torto a nessuno, neppure se abbiamo già subito noi un torto. E cos'è l'altro compito fondamentale della giustizia? Che le cose comuni vanno utilizzate in quanto cose comuni, mentre le cose private in quanto nostre, proprie. Quindi distinguere nettamente il pubblico dal privato. Ecco, in Tacito, vi ho già detto quanto è bravo lessicalmente, semanticamente, abbiamo già visto uno stranissimo fas gentium, però troviamo anche fas armorum et ius ostium. Lo ius allora non è soltanto quello della fides che crea il vincolo sociale della società romana, anche gli hostes, cioè i nemici, hanno il loro ius. Anche verso i nemici abbiamo dei dobbiamo avere un senso di giustizia. Fas et federa, a Tacito piacciono molto le allitterazioni, fas appunto il senso di giustizia, scusate, andiamo giù, eccoci qua, fas et federa, federa sono i patti, quindi di nuovo il fas, la legge sacra, e le alleanze, ancora una volta non troviamo ius vicino a fas ma federa. Perché? Perché lo ius è fatto di patti, è fatto di vincoli, è fatto di alleanze che vanno rispettate. Entriamo adesso in una questione grossissima, grandiosa, perché è un po' il jus naturalismo antico, è un po' una sintesi del jus naturalismo, cioè si può avere un senso della giustizia, uno ius appunto innato? Per gli antichi sì, questa è una cosa che poi verrà dibattuta per secoli e secoli ovviamente, e misuriamo l'originalità di Machiavelli anche nel fatto che, pur essendosi formato su fonti come queste, Machiavelli abbandona completamente ogni idea di giusnaturalismo, cioè noi nasciamo